Un tour ai centri vaccinali, Casola, Castel Bolognese, ora l'arrivo a Faenza, la regione sta vigilando, ma anche i comuni sono molto attenti e c'è una forza in campo importante. Insieme al presidente dell'Unione, Massimo Isola, oggi pomeriggio abbiamo voluto visitare i 3 centri vaccinali allestiti nel nostro territorio, nel territorio dell'Unione della Romagna Faentina, per ringraziare medici, infermieri, tutto il personale sanitario, i tantissimi volontari che quotidianamente sono impegnati per il buon esito della campagna vaccinale. Nelle ultime 2 settimane sono circa 7.000 i vaccini somministrati nel nostro territorio e questi numeri sono resi possibili certamente dalla consegna delle dosi che si è intensificata e regolarizzata, ma anche dalla grande collaborazione, dal grande lavoro di squadra che tiene insieme le ASL, i medici di medicina generale che hanno dato un aiuto sostanziale nel vaccinare il personale scolastico e che ora ci aiuteranno anche per la fascia di popolazione che ha tra i 50 e i 54 anni. Se le consegne continueranno con questo ritmo, contiamo entro la fine dell'estate in Emilia-Romagna di poter vaccinare tutti i nostri cittadini che lo vorranno. Numeri importanti che crescono, se i vaccini arrivano l'organizzazione c'è. Sì, chiudiamo con oggi 2 settimane importanti, quasi 7.000 vaccini nella Unione della Romagna Faentina. Per noi questo è stato un giorno, diciamo, di viaggio, abbiamo fatto Casola Valsegno, Castel Bolognese, Faenza e nell'Unione i vaccini corrono e ci stiamo preparando all'ulteriore salto di qualità che avremo all'inizio di giugno. In queste settimane abbiamo dimostrato quello che sostenevamo e dicevamo da tempo, che aspettavamo solo le dosi ma eravamo pronti per fare quello di cui la nostra comunità, come tutte le altre comunità, avevano bisogno. Quindi grande soddisfazione, questo è possibile grazie al lavoro di squadra che è stato, diciamo, l'anima di questo lavoro. In questo centro vaccinale, insieme all'ASL, insieme a grandi, bravissimi medici, infermieri, assistenti, una comunità faentina che si è ritrovata. Quindi il volontariato, il ruolo ovviamente anche nostro, e direi un grande gioco, e credo che abbia non solo aiutato Faenza ad alzare i livelli di immunità, ed è fondamentale, ma anche dato quell'orgoglio, quel senso di coesione, quello spirito, no, che ci tiene insieme, perché questo è anche un simbolo, è un simbolo che permette di cambiare i nostri stili di vita. Questo lo dobbiamo dire, ma anche avevamo bisogno di un segnale forte. Il segnale forte è arrivato anche alla luce di una comunità, dobbiamo dirlo, faentina, che in questi mesi ha dimostrato grande responsabilità, perché noi veniamo da un inverno complicato, le prime 2 settimane di marzo sono state veramente dure, l'ultima di febbraio, lo voglio ricordare, abbiamo avuto 3 settimane con 1.200-1.300 positivi in 3 settimane, chiudiamo questa settimana con 20 casi, ecco. Questo grazie al comportamento dei faentini. Non basta, ma è necessario il mix tra quel comportamento e il lavoro di questo centro vaccinale, quelli dell'Unione Romagna Faentina e della Romagna, ci permetteranno di riconquistare la libertà e poter ricostruire il tessuto sociale, la vita quotidiana, i processi economici. Quindi direi che finalmente siamo sulla strada giusta. Tutti i giorni una grande squadra di lavoro ai centri vaccinali. Per fare qualche esempio, Casola, Castello e qui Faenza, quante persone sono in movimento? Allora, ci sono, a seconda delle linee vaccinali attive, per cui a Casola ci sono 2 linee vaccinali e per ogni linea vaccinale c'è un medico, 2 infermieri e 2 amministrativi, oltre a tutta una, diciamo, un gruppo di volontari che sono dedicati all'accoglienza. Quindi se a Casola ci sono 2 linee vaccinali, la stessa cosa succede anche a Castel Bolognese, dove ci sono attive altre 2 linee vaccinali, qui a Faenza ci sono 3 linee vaccinali, quindi la proporzione è sempre quella. Se arrivano i vaccini, il programma va avanti spedito entro l'estate? Direi che abbiamo avuto modo di verificare l'organizzazione del piano, di tutta la, diciamo, il team vaccinale funziona, la campagna funziona, è allestita nella piena potenzialità, ormai l'abbiamo verificata quasi tutti i giorni, ci sono oscillazioni del numero delle dosi che vengono somministrate,
ma ci sono stati dei giorni in cui abbiamo raggiunto dei numeri anche molto elevati.